immagini. Eraldo Pecci, 34 anni ad aprile, operato di menisco 11 giorni fa, scende in campo fin dal primo minuto e conduce la vittoria il suo Bologna. Un record di coraggio e di grinta per questo eclettico romagnolo che continua ad offrire limpide lezioni di calcio. Della serie I piaceri della vita, buongiorno a tutti, ritroviamo dopo un po' un carissimo amico e una delle persone, ti dirò qualcosa, scusa, mi spiace ma io non ci riesco, che ha sempre qualcosa da dire, qualcosa che... Basta dopo questa, palla. Eraldo Pecci, ciao Eraldo. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Beh, con Eraldo Pecci in una situazione storica del nostro pallone come quella che stiamo per vivere proprio questa settimana, fra l'altro, è giusto affrontare un dialogo dei massimi sistemi per quello che riguarda il calcio di questi giorni. Però io comincio da un po' più indietro. Siccome tu hai giocato con una serie di giocatorini mica male, tra cui anche Diego Armando Maradona, volevo chiederti intanto cosa pensi del pallone d'oro dato a Leo Messi. Ma so, ci hai detto facciamo una grande intervista oggi, pensavo parlassimo, io sono, mi intendo anche, mi chiamavano il trappolo dell'Adriatico, pensavo che parlassimo di altro, invece di calcio, vabbè, parliamo di calcio. Allora, il pallone d'oro ultimamente è diventato che una cosa che si dà sempre al miglior giocatore in assoluto e non a quello che ha fatto il miglior anno, ormai lo vengono Messi e Ronaldo, secondo me non ha molto senso, perché l'esempio più eclatante è stato l'anno in cui la Spagna ha vinto il mondiale, Iniesta non ha mai sbagliato una partita tutto l'anno, ha fatto gol alla finale del mondiale, ha vinto col Barcellona il campionato, ha vinto la Coppa dei Campioni, ha vinto tutto, sempre essendo il migliore in campo, e non ha vinto il pallone d'oro. Questo vuol dire che ormai il pallone d'oro si dà solo a quello che si ritiene il più bravo giocatore in assoluto. E poi votano i giornalisti, quindi sì, non sì. Solo i giornalisti, ma siccome votano anche i giornalisti. No. Sai perché voi giornalisti avete un cervello così? Lo so. Perché è gonfio. Esatto. Cioè io, va così, sei sempre prodigo di complimenti nei miei confronti, ma... Ecco perché ti ho fatto questa domanda, dopo è ovvio. Tu che cosa pensi di queste cose che poi per esempio sui social vanno fortissimo? Per me Pelé era più forte di Maradona, per me Messi è il più forte di tutti, di Maradona e di Pelé. Tu che cosa pensi di questi confronti generazionali che poi vengono messi tutti nella stessa scatola? Beh, direi che il calcio è una di quelle cose che si prestano a queste discussioni da bar, sono anche il bello, no? Di poter parlare, no? tra le persone, confrontarsi, e ognuno ha una sua preferenza. Io in assoluto credo che se scendiamo in una disamina, all'attico abitano quattro persone, all'attico del Palazzo dei Calciatori, che sono Di Stefano, Pelé, Cruyff e Maradona. E poi Messi ancora non ha fatto quel salto che come qualità che ha addosso lo potrebbe portare a dividere, a trovare una camera anche lui là in cima, ma ancora non l'ha fatto. Io dico che, come si chiamano quelle cose che sono ancora più su dell'attico, le altane, ecco, nell'altana ci metto Maradona, ma vabbè, questo io, l'altana libera tutti, va benissimo, perfetto. Ti posso dire, i vecchi... Ma Van Basten non lo metti? No, Van Basten come altri giocatori, come Haller, come Zidane, come Platini, come Zico, insomma, abitano molto in alto, ma a un piano sotto. Però ti devo dire che io non li ho visti giocare tutti, queste persone. Beh, Di Stefano non l'ho visto bene. Però mi dicono che delle persone credibili, no? Perché ognuno è legato alla sua epoca e probabilmente il campione della sua epoca lo preferisce ognuno di noi, però mi dicono che Di Stefano veramente poteva essere un giocatore da mettere al di sopra di tutti quanti. Senti, casualmente fra pochi giorni c'è Juventus-Napoli. Sì. Sembrava che questo fosse il campionato finalmente della svolta, delle 6, 7, 8 squadre che potevano lottare fino alla fine per il campionato, poi alla fine quasi tutti dicono sarà solo una sfida tra Juve e Napoli. Sì, sarà così, c'era quest'anno lo spazio per le altre squadre,
di infilarsi, perché si sapeva che le milanesi non erano fortissime, si sapeva che la Juve rinnovando avrebbe avuto dei problemi, per cui la Fiorentina, la Roma, il Napoli avevano l'occasione di infilarsi, no? Beh sì, le milanesi l'abbiamo detto prima, no, sì. Diego? Però così, la Juve si è ripresa abbastanza in fretta. Queste squadre, specialmente la Roma, non hanno sfruttato questa occasione e si morderanno le mani un domani, credo. Il Napoli invece, fino ad oggi, anche se il vento sembra ora, no, che tiri a favore della Juve, 14 vittorie consecutive, via dicendo, secondo me è quello che ha giocato meglio fino ad oggi il Napoli. Le coppe possono determinare, possono dire qualcosa in questa lotta per lo scudetto? Telefono, vedi il bello della diretta. Sono molto richiesto come al solito, questo commissario nazionale mi voleva convocare, ma gli ho detto che ho smesso. Io credo che sia un luogo comune anche questo del mondo del calcio, questo delle coppe. A mio avviso fa bene giocare, se tu non hai infortuni, cioè tu giochi, se prendi una ginocchiata, prendi un calcio, ti infortuni, allora diventa un male, ma più giochi insieme con i tuoi compagni, più secondo me riesci a trovare le chimiche giuste, le distanze giuste, i rapporti giusti. Infatti una squadra quando comincia a settembre o agosto è molto più debole di quella che arriva a maggio, a mio avviso, proprio perché i ragazzi giocano insieme. E questo fatto delle troppe partite mi scappa da ridere, insomma, perché se tu pensi il gioco effettivo in una partita che sarà di un'ora, per cui tu corri 40 minuti, mezz'ora, sei allenato per quello, giochi una volta alla settimana o due, dai 20 ai 30 anni, se ti dà fastidio questo, a me sembra molto un luogo comune. È chiaro che se ti fai male, come dicevo prima, gli infortuni sono un altro discorso. Più Juve o più Napoli? Io credo che la Juve sia più abituata e il Napoli sia più forte quest'anno, però non ti saprei dare una, diciamo che la simpatia va sempre per quelli che hanno meno titoli, però gli altri ci sono sempre, questo va riconosciuto, che sono capaci di fare questo, fare calcio. Higuain è davvero uno dei il top centravanti del mondo in questo momento, come qualcuno sostiene? Ma secondo me quest'anno lui ha trovato un anno particolarmente felice, però lo vedi che è contento, lui va in campo e è contento, l'anno scorso sembrava poco soddisfatto di giocare, quest'anno lo vedi che è contento e gli riesce anche tutto bene, quest'anno a mio avviso se mette su una fabbrica di capelli gli nasce la gente con due teste, per cui è un anno buono. Io credo che lui sia molto molto bravo, ma non è un giocatore di valore assoluto, però è un anno buono per lui questo. Perché Pogba ogni volta che tocca la palla ci deve dire a tutti quelli che sono lì davanti alla televisione, sono il più bravo di tutti? Beh, questa è una tua impressione. Pogba ha un grande talento, ha un grande futuro. Non sei d'accordo che sia un pochettino, ogni volta che tocca la palla deve dire a tutti che, cioè non ha un po' questa grandeur francese addosso che un po' lo limita poi alla fine? Ed è quello che poi fa arrabbiare anche Allegri, penso. Ma la tua sensibilità ha colto questo fatto, che sarà senz'altro vero, voglio dire, tu hai notato questo particolare, io non ho strumenti per dire che non è così, però dico solo, ho notato che partito Pirlo, partito Vidale, lui è partito come titolare di questa formazione, quello che doveva prendere per mano la squadra, ma ha dimostrato di non essere ancora pronto e si stava perdendo, per cui anche un giovane quando è molto bravo ha bisogno dei suoi tempi per prendersi la parte che poi alla fine riuscirà a ricoprire. Per esempio, secondo me Allegri è stato molto bravo in questo senso, che non ha fatto partire Dybala titolare, perché sapeva che c'era un rinnovamento e se avrebbe trovato dei problemi e i giovani avrebbero pagato di più, per cui invece rischiava di bruciare, invece ha aspettato il tempo giusto. E anche Dybala, vedi, prima dicevamo di Higuain, vedi la faccia, vedi, è contento di giocare, gli piace di giocare, e questi sono secondo me quelli che faranno della strada. Dybala per me può fare la strada che è di Sivori. Dybala ha classe e gli piace giocare. Che giocatore è? Che ruolo gli potresti dire? Perché insomma è veramente, anche a me ricorda un po', ovviamente
tenendo conto delle differenze di come è cambiato, mi ricorda l'evoluzione di Sivori. Ma che giocatore è? Un giocatore che sa giocare a calcio, sa fare gol, per cui quando uno sa giocare a calcio è già un buon punto. E poi dopo, andando avanti nella carriera, vedrai le varie evoluzioni, i vari cambiamenti di quello che possono diventare la fisicità, la tecnica, l'abitudine a giocare con gli altri. Intanto però è capace, e questo non mi sembra una brutta partenza. Tu un Juve-Napoli così l'hai giocato, e io mi ricordo quella famosa punizione di Maradona. Se vuoi raccontarmi l'aneddoto, se ti va, se vuoi. Sì, sì, ma non era così. Noi eravamo, loro venivano da 8 vittorie consecutive, noi eravamo secondi. Però erano Juve-Napoli, sì, perché... sì, ma eravamo abbastanza indietro ancora in classifica. Ed era una squadra che stava costruendosi, infatti l'anno dopo quella squadra avrebbe vinto il campionato. Ah, niente, c'era questa punizione dentro l'area, c'era una barriera di persone molto alte, giocatori belli, robusti, quelli che non si assomigliano a noi molto. Beh, e Diego no, diceva. Io ormai infatti, perché siccome non mi sono allungato, mi sono allargato. Beh, ognuno sceglie la direzione, certo, che vuole prendere. Comunque Diego mi diceva: passamela un pochino indietro. Dicevo, Diego quello Piciril, Diabolil, diceva: passamela un pochino indietro. Dicevo, Diego, non ci passa. Ti dico, passala un pochino indietro. Dico, Diego, non ci passa. Dammela un pochino indietro. Fa come cavolo ti pare, Maradona, sei te, gli ho detto. La palla ci ha passato, cioè, balisticamente era... Testimonierò in tribunale che la palla non ci passava, quando mi chiameranno per un consulto sulla fisica, la palla non ci passava. Però devo dire che questi giocatori, questi geni riescono a fare delle cose incredibili, perché riescono a pensarle di farle. Evidentemente c'è nella loro mente, nel loro talento questa possibilità, un'opzione che noi normali facciamo fatica a capire, capito? Cioè, quando uno già riesce a pensarla una cosa è già a metà dell'opera, quando uno la pensa la cosa poi si mette in moto per farla, vuol dire che è già a buon punto. Io non ci avrei mai pensato. Passiamo al Bologna? Passiamo pure. Che impressione ti fa questo Bologna? Ma sai quelli soloni che dico, io l'avevo detto. Quelle facce da... No, c'è un'impressione che sia... Chiamerò Eraldone. Sì, è arrivata un'aria nuova, è arrivata una società che ha delle possibilità e che probabilmente tra qualche anno sarà tra le società più solide d'Italia. Quest'anno è partita con molti punti interrogativi, perché è una neopromossa e perché molti giovani, ma di questi giovani qualcuno è di talento, per cui ogni partita che passa è un bagaglio di esperienza, un bagaglio di personalità che il giovane mette da parte e che arricchisce contemporaneamente la squadra e la società stessa, per cui un passo alla volta senza avere molta fretta. Tra l'altro c'è tra virgolette quest'anno il vantaggio che non ti devi neanche guardare tanto alle spalle, perché alle spalle ce ne sono già diverse che vogliono arrivare ultime loro, per cui è un anno proprio di perfetta crescita, che in un programma come quello del Bologna ci sta a fagiolo, ti piace? Poi cosa vuoi sapere ancora? Beh, è evidente, visto chi era Pecci nel Bologna, è evidente che io ti debba chiedere di quello che è il giocatore sulla bocca di tutti, quello a cui Pecci forse di fianco non romperebbe i bip, i gabasisi, come dice Montalbano, come succedeva per Marocchi, come facevi con Marocchi, con Stringar, avevi anche le tue buone ragioni, però insomma forse ce n'è uno in questo Bologna in cui te forse ti farebbe stare un po' più zitto o no? Ma i giovani, se hai giusti modi, giuste maniere, se hai qualcosa da comunicare loro, recepiscono bene. Io credo che di Avarà abbia delle buone potenzialità e sta facendo molto bene. Tra 40 e 50 partite ti dirò se è un giocatore che può giocare nella Juve o giocherà sempre nel Bologna e via dicendo, però ha le possibilità ancora per crescere. E riguardo ai giovani che dicevi prima, in realtà sono stati loro che mi hanno dato una grossa mano, capito? Perché erano giovani ma avevano voglia ed erano capaci,
Hai capito? C'è qualcuno che dà la mano da un certo punto di vista e ne riceve poi da un certo altro. Non c'è dubbio, loro, questi ragazzi, sono stati un passaggio meraviglioso, perché quando diventi vecchio riesci a... Non è il tuo caso. A dare, no, vecchio nel calcio, dicevo, e riesci a dare qualcosa a questi giovani che crescono, secondo me hai fatto, è giusto, è un percorso che è giusto, però al contrario, quando vai a fare i conti, sono questi giovani che, anche se tecnicamente che al momento non sembra, invece ti hanno dato molto di più in tanti sensi, in gratificazione, in crescita, la loro stessa carriera sono soddisfazioni. Uguale a Luppi, De Marchi, Marocchi stesso, anche se ha preso l'autostrada sbagliata, però sono state soddisfazioni grandissime. Quante possibilità ha il Bologna di trattenere questi talenti che cresce? Beh, questo sarà una politica societaria. Io credo che il presidente adesso i soldi ce li ha, per cui dipenderà dalle ambizioni della società e via dicendo. Io non starei lì, qualunque sarà la decisione, non starei lì a contestare o a vedere, perché bisogna dare tempo a tutti di crescere, di capire come funziona. E però questo è di sicuro un presidente che non ci lascia in mezzo alla strada e non ci dà lo stipendio, per cui mi sembra che sia già un bel passo avanti. Donadoni? Donadoni sta lavorando bene, sta accompagnando la squadra in questa crescita, gli faccio molti complimenti, anche se in assoluto io sono dell'idea che un allenatore non possa mai fare un gol. Può aiutare una squadra a crescere, ma non fa. Infatti, l'esempio, tu mi hai chiesto Donadoni, io ti parlo degli altri 4-5 allenatori che hanno cambiato panchina, e la maggior parte sono andati peggio di quello che c'era prima, per cui si danno dei meriti e delle colpe molto spesso agli allenatori che non hanno, perché il materiale è quello e tu devi cercare di adoperare come dai, facendo meno danni possibile, sfruttando il massimo quello che hai. È Donadoni, però in questo caso non ha fatto danni e sta ricevendo da questa squadra molto di quello che può dare. L'ultima domanda è facile, perché la faceva il maestro: cosa c'è dietro l'angolo? Vado a vedere. Grazie Rado, grazie, alla prossima.